Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Ecco le ultime notizie dal Palazzo Reale, dove il nuovo sovrano Re Carlo III sta iniziando il suo regno con un grande scandalo. Nonostante la sua età avanzata, sembra che abbia ancora abbastanza forza per portare avanti il suo regno. Ma ciò che sta scuotendo l'Inghilterra è il fatto che, nel suo primo discorso ufficiale, ha espresso il suo desiderio di ricevere l'aiuto della sua amata regina consorte Camilla Carmelo. Ma c'è un'altra donna che il re non ha menzionato. La sua prima moglie, Lady Di, deceduta in un tragico incidente nel 1997. La principessa Diana, amata dai sudditi per la sua bellezza e dolcezza, sembra essere stata completamente dimenticata da Re Carlo III. Ma ora, un nuovo libro scritto dal figlio Harry sta rivelando i segreti più oscuri della famiglia reale. Nel libro intitolato, Diana. La vera storia nelle sue parole, Harry rivela un segreto che sua madre ha mantenuto nascosto fino alla nascita di Harry. Lady Di rivelò che Carlo non era felice del fatto che Harry fosse un maschio, poiché voleva una figlia femmina per continuare la sua linea di successione. Il principe Carlo riprese poi la sua relazione con Camilla, che fu duramente criticata dal pubblico. Ma il re sembra non aver imparato la lezione, poiché continua a ignorare i suoi doveri e il suo passato, attirando i commenti al cianuro della gente.